Io sono Maria Gambini, lavoro per l'azienda di famiglia che è la tessitura e stamperia Luigi Verga. Allora, io sono cresciuta in una famiglia di donne imprenditrici, quindi penso di aver avuto un forte imprinting a partire dalla nonna. Mio nonno ha fondato l'azienda negli anni 40 e mia nonna gli è stata a fianco con un ruolo attivo fin dall'inizio. Quindi mia nonna era direttrice dello stile e a capo del reparto di stamperia in anni in cui l'emancipazione femminile in Italia era ancora agli inizi. Dopodiché sono subentrate mia mamma Maria Stella e mia zia Adriana e oggi sono affiancate dalla terza generazione di donne di famiglia, rappresentata da me e dalle mie due cugine Martina e Stella. Quindi diciamo che appunto sono cresciuta in un'atmosfera di donne imprenditrici. Io penso che le donne siano determinate, siano collaborative e siano intuitive, che sono tre caratteristiche fondamentali per poter fare impresa. Consiglierei di farlo con determinazione, ma soprattutto con tantissima passione e tantissimo entusiasmo, perché è importante avere una buona idea di business, ma è fondamentale saperla trasferire nel modo giusto ai propri clienti, ai propri collaboratori, ai propri investitori. E quindi, oltre alle competenze, bisogna avere passione, bisogna avere entusiasmo, altrimenti non si va da nessuna parte. Allora, io non mi sono mai sentita discriminata come donna sul luogo di lavoro, né in azienda, né in precedenti esperienze lavorative. So che le aziende al femminile in Italia sono in crescita e quindi penso che bisogna andare avanti per questa strada. Indipendentemente dall'essere donna o no, la meritocrazia è un asset strategico fondamentale per tutte le aziende, soprattutto per le piccole e medie imprese italiane, dove il capitale umano è ancora una delle risorse fondamentali. Noi in azienda nel nostro piccolo abbiamo super rispettato le quote rosa con un 53% di donne, di cui vado abbastanza fiera. Questa è una domanda difficile, ci sono stati e ci sono tanti momenti belli e tanti momenti più difficili. Secondo me il momento più importante è stato forse fare il primo passo e decidere di entrare in azienda.